Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, oggi sono qui insieme a voi per parlarvi dei miei preferiti del periodo riconducibili al periodo di maggio, quindi questo periodo qui. Allora, andiamo a vedere subito e cominciamo con la prima categoria che riguarda la skincare. Ho scelto un prodotto che mi è arrivato con la Bio Box di, non so se il mese scorso o due mesi fa. L'ho provato un po' di volte e mi sta piacendo tanto. Il marchio è Urban Veda Natural Skincare ed è praticamente un esfoliante per il viso molto molto delicato che serve appunto a pulire, a togliere le cellule morte, queste cose qui, in maniera molto molto delicata perché ha questi granelli all'interno veramente sottilissimi che sembrano tipo bicarbonato, per farvi capire, non zucchero, non sale, che è abbastanza un po' più grande, ma tipo il bicarbonato, quella consistenza lì, anzi secondo me ci sarà il bicarbonato all'interno. E quindi vabbè, ovviamente è un prodotto biologico naturale che credo potete trovare sicuramente su internet. Comunque sia, mi sono trovata molto bene, lo sto utilizzando ogni tanto quando voglio pulire un po' più a fondo la pelle, quando la sento un po' più ruvida, soprattutto tipo sul naso, che ho delle impurità in più, lo sento più ruvido, ecco, e quindi mi sta piacendo. La seconda categoria riguarda il make-up e come potevo non inserirvi il mio Dreamy Matte Liquid Lipstick, il mio è nella colorazione Roses. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho provato, davvero è di ottima qualità, mi piace tanto la colorazione, il colore è bellissimo e infatti lo metto nei miei preferiti perché era un colore che cercavo davvero e lo volevo tantissimo, perché è un rosa molto molto protagonista, adesso magari mi metto una foto qui. È molto presente, molto intenso, però comunque è portabilissimo dalla mattina fino a comunque alla sera, trucchi più elaborati eccetera eccetera, perché rimane molto fresco e molto femminile. La texture dei rossetti di queste tinte è davvero molto 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 piena e per questo deve essere steso bene alla perfezione, bisogna non stenderne troppo perché magari non si asciuga, quindi bisogna saper gestirlo diciamo al meglio, perché praticamente se lo gestiamo al meglio appunto potremo ottenere un risultato fantastico. E quindi questo era il prodotto che riguarda il make up, il mio preferito. Andiamo avanti, la prossima categoria è capelli, quindi like routine, e vi ho selezionato due tra virgolette accessori per non inserirvi sempre prodotti perché a volte magari possono tornare utili. Allora, il primo accessorio è un pettine del genere che ha dei denti un po' più larghi e altri leggermente più stretti, e lo trovo fantastico e soprattutto quando vado a fare i capelli con la piastra, quindi li vado a fare lisci e quindi vado a pettinare le sezioni che devo andare diciamo a stirare, quindi inserisco proprio per farli venire bene 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 lisci e per far sì che tutti i capelli siano allineati, per non spezzarne alcuni eccetera eccetera. Quindi metto questo pettine e mentre passo il pettine poi passo subito la piastra, mi trovo benissimo perché comunque può essere molto più comodo di una spazzola che magari è più ingombrante, non prende bene tutti i capelli, non li allinea perfettamente, quindi per questa cosa mi piace tantissimo perché vado prima con la spazzola e poi per le sezioni vado col pettine. E poi invece uno strumento che utilizzo tantissimo invece quando faccio le onde, quindi quando vado a fare le onde, quando ho finito di fare la piega, per tenere i capelli, diciamo trattenerli, per metterli un attimo, per non far sì che mi diano fastidio eccetera, e poi comunque per far sì che mantengano anche meglio la piega, metto queste mollette che sicuramente avrete visto. Io l'ho vista, tipo mi ricordo le vedevo nelle foto del set di Gossip Girl in cui Serena Van Der Boots, la nostra adorata Blake, quando aveva le onde le indossava, queste mollette così che vedete soprattutto dai parrucchieri per le star eccetera eccetera. Sono queste mollette appunto che, essendo dunque in questa forma diciamo lunga, dritta, e sono molto molto resistenti, quindi tengono bene, non scivolano eccetera, tengono appunto davvero bene la piega, quindi quando poi le vado a togliere ho le onde ancora più definite. Tipo se facessimo questo per tutte le onde sarebbe veramente fantastico perché le terrebbe alla perfezione. Andiamo avanti, la prossima categoria è accessori e vi ho inserito questo anello che adoro, che mi è stato regalato. Vi metto una foto perché non lo vedrete da qui,
Comunque l'anello di Pandora, questo qui con l'intreccio e il fiocco. Diciamo che secondo me l'evoluzione di quello lì semplice con il fiocchetto, questo qui sono, è come se fosse un nastro attorcigliato con il fiocco. Mi piace tantissimo, fa una figura stupenda al dito e davvero è molto fine, è veramente bellissimo, mi piace tanto. E quindi è il mio accessorio preferito perché lo sto indossando sempre, ovviamente. Prossima categoria, bevanda. Vi ho parlato in uno degli ultimi video, mi sembra nel video di nel video dei prodotti finiti, vi ho inserito, vi parlavo, vi accennavo, comunque penso di avervelo già accennato in altri video, eccetera, il succo d'arancia 100% naturale che compriamo da Lidl. Ve lo volevo appunto mostrare, che è appunto una delle mie bevande preferite che beviamo sempre a casa, non manca mai veramente, ed è del marchio VitaFit che trovate da Lidl, ed è questa appunto spremuta di arancia, ragazzi, 100%. Infatti quando andiamo a vedere gli ingredienti, frutta 2 punti 100%, quindi assolutamente non c'è zucchero, non c'è niente, perché appunto è 100% spremuta, anzi ci sono anche proprio, c'è anche proprio tipo la polpa dell'arancia, però non è fastidiosa perché a me quando è troppo ovviamente mi dà fastidio, ma è proprio una cosa, sembra proprio appunto un'arancia appena spremuta. L'adoro, la compriamo sempre da Lidl perché appunto è buonissima, dura tantissimo, la dovete conservare in frigo, ma dura davvero tanto tempo anche dopo l'apertura. Noi la adoriamo e quindi ve la volevo mostrare. Perché magari appunto può far piacere anche a voi trovare succhi 100%, perché magari a volte è difficile, se ce l'hanno solo magari negozi bio, ma costano tanto e così via, e magari non è neanche 100% frutta, ma ci sono comunque, non lo so, degli altri ingredienti, tipo non so, conservanti, cose così. Andiamo avanti. Per quanto riguarda la moda, quindi la sezione fashion, ho scelto un kimono stupendo, le frange alla fine, ma non è di quei kimoni lunghissimi, appunto ha una lunghezza media, ed è blu di sfondo con queste rose, questi fiori, mi piace davvero tantissimo. Allora andiamo avanti, ragazze, la prossima categoria di cui parliamo, vado a sbirciare perché non me lo ricordo, e la prossima è profumo. Io ogni volta, come sapete, non so mai cosa inserire in questa categoria, quindi scelgo uno delle mie candele. Insomma, di questi profumi, di queste cose profumate che posseggo, e in questo caso ho scelto la cialdina, la Tarte di Yankee Candle nella profumazione Pink Grapefruit. Spero di pronunciarlo bene, che sarebbe appunto il pompelmo rosa, ed è stupenda. Ho scelto questa profumazione perché è molto fresca e mi sembra perfetta per questo periodo appunto in cui inizia a fare caldo, quindi vogliamo qualcosa di fresco, non stucchevole, comunque penetrante, veramente bellissima questa qui, e quindi questa è la profumazione che ho scelto per i preferiti di questo periodo. Andiamo avanti con le canzoni. Allora vi dico, ragazze, come al solito, che c'è una cosa che mi spinge a fare i video. Questa volta lo spingermi a fare i preferiti di questo periodo, perché ho detto ancora non li ho fatti, è stato l'ascoltare la canzone, tra virgolette, dell'estate di Tiziano Ferro, la canzone, non so come si chiama, adesso la cerco un attimo per farvi ascoltare un pezzetto, ed è la canzone che hanno messo come, diciamo, sigla della pubblicità del cornetto Algida, dell'Algida. E una cosa però non mi è piaciuta è che abbiano messo la stessa canzone, cioè abbiano cambiato la canzone, ma abbiano lasciato la stessa pubblicità tipo dell'anno scorso, quella che aveva la canzone di Cesare Cremonini, che pure mi piaceva un sacco. Quindi non mi piace questo fatto, devono fare un'altra pubblicità. Non mi piace che abbiano messo un'altra canzone. Comunque ve la faccio ascoltare. Ancora non viene il ritornello. Mi piace un sacco. Amore mio, non pensare a niente, che a te ci penso io. Allora, mi piace troppo perché allora a me piacciono tantissimo queste canzoni che mi danno quella sensazione d'estate, una cosa tipo dolce amara dell'estate, capito? Tipo è tornata, però mi fa pensare che appunto se ne andrà. Poi questi ritmi mi piacciono un sacco. E quindi la mia canzone preferita del momento, che mi ha spinto a fare subito questo video.
Andiamo avanti con la prossima categoria ed ultima, che è film e serie TV. Allora, come... Ah no, e poi vi voglio inserire un'altra cosa che ho preso perché mi piace tantissimo, quindi la categoria, diciamo, oggetti per la casa. Magari ve la inserisco come categoria perché a me piacciono tantissimo gli oggetti per la casa, per la camera, poi soprattutto per la mia camera, ma comunque per la casa in generale. E vabbè, intanto come film e serie TV... Allora, ovviamente ogni volta è difficile dirvi questa cosa dei film e delle serie TV perché non so che dirvi. Allora, ultimamente ho visto come serie TV, che ragazzi, non so, ma non so voi, ma a me, per me è sempre difficile cominciare una serie TV, cioè ogni volta che penso che la devo cominciare sono sempre restia, come se... Non lo so, come se non fossi propensa perché dico, no, non potrà mai essere come per esempio quelle più belle, invece poi mi piacciono, vabbè. Poi comunque, volendole vedere perché le voglio vedere in lingua con i sottotitoli, perché comunque mi voglio esercitare l'ascolto, eccetera, eccetera. Comunque mi devo mettere là, non, per esempio sono abituata che quando guardo una cosa, faccio tante altre cose, quindi mi metto a fare una cosa, metto a pulire, mi metto a aggiustare, invece quando devo vedere una cosa in lingua la devo guardare per vedere i sottotitoli, eccetera. Quindi devo stare ferma solo a fare quello. Infatti ho pensato che magari qualche boh, qualcosa la faccio pure l'inverso, nel senso me la vedo in italiano, l'ascolto in italiano con i sottotitoli in inglese, anche se però appunto se metto a fare altro non leggo le cose in inglese, vabbè. Comunque, a parte questa parentesi, l'ultima cosa che ho visto, ma ve ne ho parlato in un Get Ready With Me, appunto in cui realizzavo un trucco ispirato ad Anna Baker, è appunto la serie TV chiacchieratissima 13 Reasons Why, che boh, ve ne ho parlato nel video, poi ho sentito anche altri commenti di altri youtuber, in particolare di Gaia, e mi sono trovata perfettamente d'accordo sul fatto che lei abbia detto che comunque nella serie non sia tanto vengano un po', diciamo, messi tutti insieme i motivi del suicidio, anche se i primi sono ridicoli, sono stupidi, però comunque alla fine ci fanno pensare a quanto, ecco, una cosa stupida però messa insieme a tante altre per una persona che soffre, per una persona sensibile, possono diventare gravi e quindi in generale perciò non debbano essere fatte. Beh, comunque già ve ne ho parlato, non mi voglio fare due palle tante. E quindi insomma questo, e quindi come sinceramente ve l'ho detto come film. Oddio, cioè non me ne viene mai in mente qualcosa come al solito. Che film ho visto ultimamente? Ultimamente non lo so, ragazzi, un periodo vedevo sempre film, nell'ultimo periodo non lo so perché non me li vedo quasi mai. Vabbè, quindi insomma, non ve lo metto, non ve lo metto perché devo stare a pensare, se non mi viene in mente niente, è inutile stare 3 ore, mi dovrebbe venire in mente subito, invece non mi viene. E poi vorrei vedere questa chiacchieratissima, anche questa serie TV di cui tutti parlano, che è Sense8, e forse pure me la vedrò, anche se qua ve l'ho detto, sono sempre restia, perché mi piace vedere cose leggere, belle, che mi fanno sognare, così. Invece queste qui comunque sono belle sicuramente, però sono un po' più, diciamo, impegnate. Sono sempre resi, anche se poi mi piacciono, ve l'ho detto. Comunque, quindi l'ultima categoria che vi inserisco è accessori per la casa, per l'arredamento. Non potevo non inserirvelo perché è fantastico, lo dovete vedere. Infatti, praticamente il mio Instagram è tappezzato di cose di La Dure, già di questo ci sono due foto. Infatti, ho detto: beh, la gente si scoccerà, mi eliminerà, non mi seguirà più perché pubblico sempre poi sto astuccio perché è stupendo. Ma ragazzi, mi piace tantissimo. Praticamente c'è questa collezione nuova di La Dure che è Marie Antoinette, spero di averlo detto bene en français, ed è praticamente questo scrigno che è bellissimo, è di questo meraviglioso rosa delicatissimo e ha queste rose disegnate, poi bello, vuol dire che è stupendo, in oro. Si apre in questo modo, in maniera doppia, diventa questo cestino tipo da picnic, lo adoro, è fantastico. E dentro poi beh, c'erano i macaron, ma io ci ho messo diciamo delle gioielli, cose così per appunto per far sì che sia un portagioia. Lo adoro e non mi prendete per pazza, anche se lo so che già lo farete, ma ci ho messo un sacco per trovargli un posto nella cameretta, perché ragazzi io sono fissata, cioè se una cosa non sta bene in quel punto non riesco, infatti non l'ho messo fin quando non ero sicura, cioè non avrei messo una cosa lì così, no, doveva essere perfetto nel suo spazio. Infatti finalmente l'ho trovato sulla mensoletta, mi piace tantissimo. E quindi questo era appunto la
un oggetto per l'arredamento, se così vogliamo dire, ed era l'ultima categoria di cui appunto vi dovevo parlare. Io spero che con questo video vi abbia tenuto compagnia, di esservi stata comunque utile magari per consigliarvi qualcosa. Fatemi sapere se avete qualcosa di bellissimo, stupendo da consigliarmi, magari qualche serie TV che voi ritenete stupendo, qualche film bellissimo che dite: ah, oh, no, lo devi assolutamente vedere perché mi fa piacerissimo. Io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.